bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore dei partigiani. La bella Valtrompia. La bella Valtrompia? O bella ciao? O bella ciao, la cantiamo? Ma magari la cantiamo fra un momento insieme al complesso musicale I Malgesetti. Parliamo di resistenza. Parliamo della ricorrenza del 25 aprile. Parliamo della resistenza in Valtrompia. E parliamo di tutti coloro che per la nostra libertà, per la libertà della nostra patria, e non sono parole retoriche, per la libertà e la democrazia del nostro paese, qui in Valtrompia, ma ovviamente in tutta Italia, hanno dato la loro vita e hanno dato comunque il loro cuore per i diritti di tutti. A distanza di tanti anni ormai, da quel 1945, quando la fine della Seconda Guerra Mondiale ha costituito, per quel che riguarda in particolare la nostra Italia, il momento della nascita della nostra democrazia, per la nascita della nostra Costituzione Repubblicana, da quel momento in poi sono passati evidentemente tanti anni, è passata, si dice, tanta acqua sotto i ponti, e forse sta passando, speriamo di no, speriamo che non sia vero, ma sta passando anche nei cuori delle giovani generazioni l'idea di cosa sia stata la resistenza, con la R maiuscola, da quell'8 settembre del 1943, quando i nostri padri, i nostri nonni, i vostri nonni, quando le persone a noi più care hanno dovuto e hanno fatto una scelta. Ricordo velocemente il dato storico. All'8 settembre del 43 l'Italia ufficialmente perde la Seconda Guerra Mondiale. All'8 settembre del 43 il fascismo si dissolve. Quindi che cosa succede? Succede che l'8 settembre del 43 da una parte la Repubblica di Salò, proprio qui vicino a noi, ovviamente sul lago di Garda, viene costituita dai fascisti con l'ausilio, con il diktat della Germania nazista, viene costituita la Repubblica di Salò. Quindi i nostri giovani di allora, le persone di allora, erano di fronte ad una scelta: o entrare in questo fantoccio di Italia, che doveva essere appunto la Repubblica Sociale di Salò, o fare la scelta che molti hanno fatto, quella di reagire, ma reagire significava non tanto scappare, ma allontanarsi dalla sicura rappresaglia e dalla sicura morte. Ecco, lo sappiamo tutti come come è nata la resistenza e come sono nati i partigiani anche in Valtrompia. Da quell'8 settembre del 43, quando chi ha fatto questa bella scelta, questa nobile scelta, chi la poteva fare naturalmente, perché molti l'avrebbero fatta nel cuore, ma evidentemente magari le loro condizioni concrete non hanno permesso che si ribellassero e si andassero a rifugiare momentaneamente sui monti qua intorno della Media e della Alta Valtrompia, per iniziare a contribuire a salvare e a ridare libertà alla nostra patria. Quindi la resistenza, due anni dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45, nel quale evidentemente in questa nostra zona si sono svolti molti fatti, molte uccisioni, molti avvenimenti, molti episodi in cui le persone, indipendentemente dalla visione politica che avevano, si sono riunite per combattere il fascismo che se ne stava comunque andando. Allora noi che cosa
noi la Bella Valtrompi e la nostra trasmissione RTB, che cosa vogliamo fare in questo periodo? Non vogliamo ricostituire in un'ora di trasmissione la resistenza in Valle Trompia, per la quale sono già stati pubblicati molti libri, del resto, molte testimonianze, molti documenti che hanno ripercorso tutti i fatti e gli avvenimenti. Noi vogliamo fare un percorso, seppur sintetico e veloce, nella media Valle Trompia, per rivedere insieme quei luoghi o alcuni ricordi di quelle persone che qui hanno combattuto e che qui in Valtrompia hanno permesso che la nostra patria potesse tornare libera. Lo vogliamo fare anche per un altro motivo particolare, perché probabilmente le giovani generazioni, si dice sempre così da sempre, ma le giovani generazioni, quelli che oggi hanno 20 anni o forse anche quelli che ne hanno 30, che cos'è la resistenza per queste persone? Non voglio entrare in questo dibattito infinito, ma la resistenza è una cosa lontana, forse è una cosa rituale, è una cosa che vedono il 25 aprile perché ci sono gli stendardi, perché c'è il sindaco, perché c'è qualcuno che fa il discorso commemorativo. Ricordano delle persone morte? Sì, può darsi che sia questo. Oggi i giovani di questa età, di questa generazione, non possono sapere che cosa è successo allora. Oggi i giovani leggono anche un po' di meno, quindi i grandi volumi, i molti volumi di testimonianza della resistenza di Valtrompia, forse i giovani non li leggeranno mai. E allora che cosa anche abbiamo pensato? Ecco che ho citato all'inizio il complesso musicale I Malghesetti, perché i Malghesetti da sempre sono stati rivolti verso la resistenza, hanno nel cuore la resistenza, e difatti anche recentemente, qualche mese fa, hanno pubblicato un CD che si intitola proprio Resistenza. Hanno un CD con i canti della resistenza musicati da loro, ma con testi di Massimo Pintossi, gardonese, con testi di Gio Dallera, che ha contribuito appunto con la propria documentazione anche a ricordare attraverso la musica, perché attraverso internet, perché attraverso i CD, DVD, come li vogliamo chiamare ad essere, i file, tutto quello che volete voi, perché appunto i giovani probabilmente non leggono più, ed allora attraverso la musica si può anche cercare di far capire che cosa mai sia successo in quegli anni tra il 43 e il 45 qui nella nostra zona. Ecco perché con l'aiuto di Gio Dallera e con l'aiuto dei Malghesetti oggi parliamo di resistenza, ma parliamo di resistenza in questo luogo, cominciando da questo parco che è il Parco del Mella. Poteva anche essere detto più propriamente Parco della Resistenza, per il semplice fatto che qui ci sono testimonianze visive e precise, documentate, di quello che è un sentiero della Resistenza a memoria, duratura e imperitura, dei sacrifici dei nostri anziani, dei nostri padri, dei nostri nonni. Buona trasmissione.
soledad, a entre en campo, de no hay gente, apenas muerte el pez. Atenta mi afas meter, dale guardia y la herencia, sobre el día de estele, llegue diciendo ya. Cargato come un mulo, se a portare farina, notizie e munizioni, ai ribelli per amore, i nostri partigiani. Maris palanca yes, es lunga le toma, e branca hai tofiei, que hai bella libertad. Maris palanca yes, es lunga le toma, e branca hai tofiei, que hai bella libertad. Scriveva Giorgio Boccan in un capitolo La Resistenza archiviata. 45.000 partigiani caduti, 20.000 feriti o mutilati, uno dei più forti movimenti di resistenza d'Europa, di operai contadini che per la prima volta partecipi di una guerra popolare senza cartolina precetto, una formazione partigiana in ogni valle alpina o appenninica, la sofferta gestazione di un'Italia diversa. Ed ecco che 60 anni dopo dei professorini o dei diffamatori ci avvertono che era tutta un'invenzione, una favola, un mito. Ma quel mito non se lo sono inventati dei comunisti esperti in propaganda politica. Quel mito è nato dai fatti di cui parlano le lapidi e i monumenti di tutte le città italiane. La distinzione tra l'antifascismo e la democrazia è una falsa distinzione. Assistiamo ad un revisionismo reazionario che apre la strada alla democrazia autoritaria, da noi e nel resto del mondo. Uno di quei cicli storici che dimostrano che anche la libertà ha le sue stagioni. Non a caso nel presente il globalismo economico altro non è che un ritorno al colonialismo con cui l'antifascismo dello Stato sociale, delle riforme democratiche non ha nulla da spartire. C'è stata una mutazione capitalistica, una rivoluzione tecnologica di effetto obbligato, ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri ed emarginati. E questa è la ragione di fondo per cui la resistenza e l'antifascismo democratico appaiono sempre più sgraditi, sempre più fastidiosi al nuovo potere. Padroni arroganti e impazienti non accettano più una legge uguale per tutti. La legge se la fabbricano ad personam con i loro parlamenti di yes men. In questo stato del potere è riapparso il ventre molle del paese, l'eterno qualunquismo che la resistenza credeva di aver ripulito. O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi
chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi laceri eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano, corri abbassati dai balzi avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio il cannello, l'avvenire di un mondo più umano e più giusto, più libero e dietro. Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara che allora non c'eri. Speranze di allora rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora. Avevamo vent'anni oltre il ponte che in mano nevica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. La vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. C'erano famiglie talmente povere durante la Seconda Guerra Mondiale che certi angeli custodi si rifiutavano di presenziare alle preghiere serali, paventando di essere spennati, macellati e arrostiti, tanta era la fame. Una di queste famiglie, di cui la storia non vi parlerà mai, abitava affamata e numerosa in una piccola malga del comune di Marcheno, in località Dazze. Il padre latitava spesso, pur non essendo un delinquente, cercando di annegare nel vino delle osterie l'impotenza che provava davanti alla miseria che ormai dimorava stabilmente in casa sua. Mi piace pensare che il Dio in cui credo sappia riconoscere una bestemmia bestemmia da una bestemmia preghiera. Sta di fatto che uno dei figli maggiori di tale padre trovò impiego alla fabbrica d'armi della Beretta. All'interno di questa ditta, già verso la fine del 43, operavano cellule che si ingegnavano per procurare armi e munizioni di cui abbisognavano gli esponenti della guerra partigiana.
Il Poppi, della cui amicizia mi sono sempre sentito onorato, era uno dei tanti capi di questi gruppi, uno che non disdegnava di occuparsi personalmente di portare fuori dallo stabilimento parti sciolte di mitra e pistole. Aperta parentesi, la figura del Poppi fu oggetto in quel periodo di stravaganti pettegolezzi, data la sua abitudine di portare all'esterno della beretta canne di mitre legandosele alle vergogne, lasciandole penzolare all'interno di informi calzoni di fustagno. Il problema successivo era rimontare le centinaia di pezzi fino a trasformarli in armi funzionanti, e qui ritorniamo alla malga di cui parlavamo prima, perché fu lì che con professionalità e senso di abnegazione, al lume di una lampada a petrolio, le finestre oscurate, ciò avveniva. Questi eroi taciturni e coraggiosi attendevano poi che i partigiani scendessero dal sentiero del Pozzo Perlino per prenderne possesso, ricevendo in cambio un grazie, un abbraccio caloroso o qualche storia di guerriglia narrata davanti a fette abbrustolite di polenta. Per dirla in poesia, si accontentavano di quel molto che era il poco. Ma non sempre le ciambelle riuscivano con il buco. Ci fu una settimana in cui montarono una decina di mitre e si accorsero che mancava una parte fondamentale dell'arma, il calcio. Senza perdersi d'animo, il giorno dopo in fabbrica sguinzagliarono le ragazze più sveglie nel reparto del legno e prima di sera il piano era congegnato. Poppi e il ragazzo di Dazzi avrebbero atteso a mollo nel fiume Mella che dall'interno del piccolo capannone, dopo il segnale convenuto, qualcuno lanciasse all'esterno i 10 calci mancanti. Non tutto andò per il verso giusto, come scopriremo nella poesia che segue e in località Dazze. Proseguiamo la storia dei calci di legno. Siamo partiti dalla beretta, abbiamo visto il Mella, così ci siamo fatti un'idea di dove questi due ragazzi si erano recati per raccogliere appunto questi calci di legno. La storia io l'ho proseguita sintetizzando al massimo in una poesia che ha per titolo appunto 9 calci di legno, e così recita. Pareva che le pantegane avessero altro da fare, ma bastavano gli artigli di un gelido Mella di novembre a tenersi vigili e svegli. Mancava poco alla sirena del coprifuoco e qualcuno pareva essersi bevuto orologio, lancetta e cinturino. Ci fu il segnale dei 3 colpi di tosse e un fascio di calci volò dalle finestre della fabbrica tra i fili dell'alta tensione. Ne nacque un bengala di luce, lo schiocco come di una frusta che mettesse in riga le stelle. Le raffiche dei mitra tedeschi alzarono merletti d'acqua 20 metri più a est della nostra paura. Cercammo il calcio mancante per non so quanto tempo, prima di risalire quel fiume complice e silenzioso delle nostre scorribande notturne. Tra il rifugio di Inzino e la stalla di Daz mancavano 6.000 passi, quasi un'ora trapuntata d'angoscia. Paludati in neri mantelli, trasportammo i 9 calci di noce, gli occhi tesi a binocolo, nervi e orecchie come vibrisse, ci annunciarono la pattuglia tedesca. Reagimmo distinto, calando le brache, fingendo bisogni impellenti. Il caporale di ronda sputò saliva e disprezzo sulla punta del mio scarpone sinistro, latrando «Italiani, cagonen!». Schiacciai tra la lingua e il palato un vaffanculo te il Führer, pensando che chi ride di sabato solitamente poi gli tocca di piangere il giorno della domenica. Una cosa curiosa che successe ai nostri 3 eroi sconosciuti fu che, dopo aver appeso i calci di legno sul muro che dava sul Mella, si accorse che dall'altra parte del Mella c'era un pescatore simpatizzante fascista che agitava le mani per attirare l'attenzione della ronda e del caporale appunto su questi calci appesi al muro. Solo che i tedeschi pensavano che li stesse salutando, e anche loro si sbracciavano con le mani, salutavano e poi se ne sono andati. Dietro questa malga c'è una valle che si chiama Valle Larga e che porta su alla sorgente del Pozzo Perlino, e dal Pozzo Perlino si recavano a Sant'Emiliano, da Sant'Emiliano scendevano nei Grassi e dai Grassi su al Buco, oppure alcuni si chiamavano a Sant'Emiliano. Invece qui a sinistra c'è la Valle del Vandeno, che è ricchissima di sorgenti. Anche questo
il finale di questo sentiero portava sempre nei Grassi, e da lì si poteva o sulla sinistra salire al Buco o al Sonclino, o a destra recarsi alla, dove c'è la chiesetta di Sant'Emiliano. Miss Valtrompia 2016. Sono aperte le iscrizioni per le ragazze dai 15 ai 40 anni con l'organizzazione APT Le Valli Bresciane e Valtrompia Set, il giornale della Valtrompia. Ogni informazione sul sito www.missvaltrompia.it. Sponsor ufficiale Miss Valtrompia 2016, Caratozzolo Group, elaborazione contabili Gardone Valtrompia. Sponsor ufficiale Miss Eleganza Valtrompia, Bar Bella Vista Zanano. Sponsor ufficiale Miss Gioiello Valtrompia, Gioielleria Coppi, Gardone Valtrompia. Sponsor ufficiale Miss Ice Valtrompia, Ottica Ghitti, Villa Carcina. Sponsor ufficiale Miss Vaghezza Valtrompia, Ristorante Rifugio degli Elfi, Vaghezza. Sponsor ufficiale Miss Gambe Valtrompia, Macelleria Perucchetti, Gardone Valtrompia. Sponsor ufficiale Miss Simpatia Valtrompia, Modul Grafica Caldera, Lumezzane. La finale di Miss Valtrompia 2016 è il 10 settembre allo Chalet Maniva. Sponsor Massimo Lucchini, Locanda Bonardi. Miss Valtrompia 2016. Le vostre iscrizioni direttamente dagli sponsor o negli info point ufficiali. Caffè Elisira Ponte Zanano, Bar Motor Caffè a Sarezzo, Azienda Agricola Dazze a Marcheno, Trattoria Pizzeria Borgo Vecchio a Concesio. Miss Valtrompia 2016. Ogni informazione sul sito www.missvaltrompia.it. Associazione Artigiani di Brescia. La prima organizzazione degli artigiani bresciani. www.assoartigiani.it. Associazione Artigiani, scadenze chiare e gestite. Associazione Artigiani, tutela sindacale. Associazione Artigiani, opportunità professionali. Associazione Artigiani, risorse disponibili. In Valtrompia, l'Associazione Artigiani ti accoglie negli uffici di zona di Lumezzane e di Sarezzo. A Lumezzane, in via Massimo D'Azeglio al numero 11B, telefono 030 8921314. A Zanano di Sarezzo, in via Dante 51, telefono 030 802181. Associazione Artigiani, lavoriamo per restituirti il tuo tempo. L'Alta Valtrompia vi accoglie con l'Associazione di Promozione Turistica del Territorio di Tanghetti Simone, APT Le Valli Bresciane. L'Alta Valtrompia vi affascina con la pesca sportiva al lago d'Asdana. L'Alta Valtrompia brinda con voi con la Enoteca Ca Brusade a San Colombano. L'Alta Valtrompia vi dà il benvenuto alla Locanda Bonardi al Maniva, cucina tipica di montagna. L'Alta Valtrompia vi delizia con i formaggi Tre Valli di Zanini Silvio a San Colombano. L'Alta Valtrompia vi ispira bellezza con Punto Style di Pamela Gatta a Bovegno. L'Alta Valtrompia vi aspetta al Crystal Resort Hotel Ristorante Centro Benessere di San Colombano di Collio. L'Alta Valtrompia vi sorride con la Trattoria Tamì in Piazza Zanardelli 9 a Collio. L'Alta Valtrompia vi accoglie con la APT Le Valli Bresciane di Tanghetti Simone. www.aptlevallibresciane.com. Sul corno del Sonclino,
son partiti. Non son tornati sui monti del Somplino, sono restati compagni partigiani. Il 19 aprile subimmo l'ultimo rastrellamento al Somplino. Stiamo parlando della 120ª Brigata Garibaldi, l'ultima scaramuccia su al buco. Fummo attaccati da tedeschi e fascisti, 18 di noi ci lasciarono la vita. Uno solo morì al mattino durante il combattimento, il comandante Giuseppe Gheda. Gli altri 17 perirono durante lo sganciamento e qualcuno si consegnò anche dopo che eravamo in salvo a Lodrino. Si consegnarono spontaneamente, illusi dalle promesse fatte da quelli della decima MAS, che durante il combattimento con il megafono ci invitavano a presentarci promettendo l'incolumità. Invece quelli che si consegnarono furono torturati, cavati gli occhi, rotta la testa, strappati i testicoli. Questa è un'intervista a Gino Micheletti, presidente della Fondazione Archivio Storico, dedicato alla liberazione, eccetera, eccetera. Il problema è che non tutti furono torturati e io mi sono torturato per anni per capire il perché. Salvo poi, leggendo a destra a manca e parlando con le persone, ho scoperto che una parte dei partigiani che c'erano sul Somplino, visto che i partigiani che erano là non erano molto abili nell'uso della mitragliatrice calibro 20 che avevano, praticamente la mitragliatrice calibro 20 è stata usata e messa diciamo in azione da, purtroppo, disertori della Repubblica di Salò, che fino a una settimana prima erano a Salò e la settimana dopo erano sul Somplino. Sicuramente alcuni di quelli che hanno praticato il rastrellamento, trovando questi disertori che fino a una settimana prima mangiavano al loro fianco in mensa, si sono vendicati in questo modo brutale, ma che ha una ragione, diciamo, di esistere. Il primo ad essere ucciso a causa di... c'era una fuga verso Lodrino, appunto, come dice il Micheletti, ma c'è stato un diverbio tra il Tito Tobesa, Luigi Guitti, e il comandante Giuseppe Gheda, detto Bruno. E mi ricordo che lo scatenare, diciamo, dell'azione che il Gheda è uscito poi a fare nei confronti dei tedeschi è stato la frase del Tito Tobesa, che ha detto: ma che cazzo ne sai tu che hai ancora il latte sulle labbra? Perché il Tito Tobesa era molto, diciamo, geloso del partigiano Bruno. Il partigiano Bruno, per dimostrare che non era poi così, esce con il mitra e una bomba tedesca, si nasconde dietro un anfratto che io ho visitato, lancia la bomba nel nido di mitragliatrice che sparava sul buco, purtroppo la bomba non esplode e lui, quando esce sparando col mitra, viene falciato appunto dai tedeschi che c'erano sopra, diciamo, il buco. E io ho dedicato più di una poesia a Giuseppe Gheda. Questa è quella, diciamo, che è attaccata sotto il muro del buco, voluta dagli alunni della scuola terza media di Lumezzane. E così recita la poesia. Non avevi 20 anni quel giorno d'aprile sotto cima per Longa, ma il tuo amore per noi era adulto da tempo.
Pallottole nere scavarono cunicoli di morte quel giorno d'aprile in cerca della tua anima, ma un falco la prese. Talvolta lo sento quel falco e ogni volta mi parla di te. Partigiano comandante. Scriveva Albert Camus, nei periodi di rivoluzione sono i migliori che muoiono. La legge del sacrificio fa sì che alla fine siano sempre i vili e i prudenti ad avere la parola, perché gli altri l'hanno perduta dando il meglio di sé. Camus, autore della Peste dello straniero, è uno dei più grandi scrittori del Novecento. Purtroppo, durante la resistenza in Valtrompia, alcuni fatti, nella fattispecie quelli riguardanti la morte di Nikola Pankov, comandante del gruppo dei partigiani russi, è datata solo il giorno prima la morte di Francesco Bertussi, detto Cecco, promotore della guerriglia in valle, mi hanno spinto a pensare, dopo svariate letture e rare testimonianze, che su quelle due morti alleggi qualcosa di non completamente chiaro.
Secondo la storia ufficiale, ai primi di settembre del 1944, Pankow, l'uomo che fino al mese prima era considerato un eroe della resistenza in Valtrompia, viene accusato e processato in contumacia da tutti i comandanti delle brigate partigiane operanti nella valle. Secondo quella ufficiosa, si parla di una decisione unilaterale presa da un commissario politico che dà mandato di eseguire la sentenza di soppressione a chiunque della nascitura 121 Brigata Garibaldi abbia modo di eseguirla. Pankow, separato dai suoi uomini a causa di un rastrellamento sotto la Corna Blacca, riesce a sgusciare assieme al compagno Michele tra le maglie dei nazifascisti e ritornare a Marcheno, in quella che veniva chiamata la Contrada del Ribelle. Si incontra nella casa dell'amico cieco Bertussi, tra i due c'erano rapporti di sostegno e di fiducia reciproci e la casa era un punto nevralgico della resistenza, con esponenti della 122 Brigata Garibaldi per avere delucidazioni sulla sentenza emessa nei suoi confronti. Ci sono state versioni discordanti, quasi tutti i testimoni sono morti, sulla discussione. L'unica giuntaci ufficialmente è quella di una minaccia di ritorsione da parte di Nicola qualora si fosse riunito ai suoi uomini. Di fatto, quella stessa sera dopo la riunione, mentre Nicola e Michele aspettano che uno dei convenuti si unisca a loro, faceva parte del gruppo, sono oggetto di una sparatoria che ferisce gravemente il secondo e lievemente il primo, che riesce, rispondendo al fuoco, a mettere in fuga gli aggressori. Nel campo delle congetture, probabilmente Nicola, in località Dosso, tra Aleno e Cesovo, veglia l'amico mortalmente ferito. Quello che sappiamo per certo è che manda un messaggero a chiedere aiuto all'amico cieco, il quale, armatosi di bende ma, aperte virgolette, stranamente chiuse virgolette, senza armi, si avvia al mattino presto per portare assistenza ai due russi. Cosa successe veramente quel giorno di settembre alle ore 8 non lo sapremo mai. L'ultima testimonianza che ho raccolto parla di una sparatoria, di uno scambio di colpi. Ma come fu possibile se il Bertussi era disarmato? O forse c'era qualcun altro che voleva finire il lavoro cominciato la sera prima? Alcuni parlano di due proiettili sparati alla schiena del cecco mentre era chino su Michele, più un terzo sparato gli a bruciapelo alla tempia, quasi una rabbiosa esecuzione. Se prendiamo per buona questa ultima ipotesi, perché mai Nicola Pankow, sapendo di essere braccato dai suoi ex compagni di resistenza, gente coraggiosa e determinata, invece di fuggire e di congiungersi al gruppo dei russi, si ferma a dormire a neanche 2 chilometri di distanza nel fienile della casa del Paterlini in località Lembro, che tutti sapevano essere l'abitazione della sua fidanzata? E perché questi ex compagni, dopo aver spergiurato di non essere andati lì per ucciderlo, lo fucilano alle spalle? Io da poeta non ho e non do risposte. La poesia che segue è frutto più della mia fantasia che delle notizie acquisite, ma la realtà ha spesso la stessa consistenza ed è fatta della stessa materia dei sogni. Spero con tutto il cuore di essermi sbagliato e che qualcuno che conosce la verità vera confuti questi miei versi. Sarò ben felice di riscriverli. Questa è una poesia che ho dedicato al cecco, si chiama appunto Il cecco e ha come sottotitolo La matita spezzata, poi capiremo perché. Soldato di terra, fante di guerra, 6 carretti di legna e 10 panni di burro ti riportarono a casa dal fronte orientale. Ma i soldi per te erano storie di ieri, l'oggi era un carico di farina e fucili da poter condividere. Come le malghe del nonno, covi di volpi striate di rosso, affamate di mitra e di pane. Partigiano per scelta, per te era scontato che a qualcuno toccasse rivoltare la terra e imbracciare le armi. Il grano non cresce sui muri e la libertà non ti viene a cercare. Venne l'estate del 44. Un bombarolo anarchico, promosso comunista e commissario, tracciava sulla carta equazioni dalla soluzione incerta. Lui era la mano e tu la matita. Scegliere col cuore in tempo di guerra ti costò la vita. Siamo qui sulla sponda destra del torrente Lembro, di cui abbiamo parlato prima, parlando della morte del Bertussi, del Michele Onopriuk. E qui sulla sponda sinistra c'era la casa del Paterlini. E la casa del Paterlini era una malga con annesso fienile e la figlia del Paterlini, come abbiamo detto, era la morosa, diciamo noi in dialetto gardonese o valtrumplino, del Pankow proprio.
E il Pankow, appunto, come abbiamo detto, si ritira qui dopo essere sfuggito all'agguato in località Dosso. La sera stessa capita un gruppo di partigiani capitanati da Tito Tobesa, Luigi Guitti. Non so in verità quanti erano, ma probabilmente erano in 7-8 perché sapevano che Pankow era estremamente pericoloso. E arrivano, parlano col Paterlini, questi erano una zona dove i partigiani potevano rifugiarsi, a volte curarsi, a volte anche rifocillarsi, e chiedono di avvisare il Pankow, nel caso fosse nelle vicinanze, e di fargli sapere che era in atto un rastrellamento qui in Valtrompia che avrebbe interessato anche questa specifica zona, perché da qui si poteva poi andare sulle montagne sopra Lodrino, la montagna sopra Lodrino, recarsi al Buco. Il Pankow sente le voci, esce, chiede ai suoi compagni come stanno, qui sarà giocherellando con un mitra, poi esce con la scura, andà a prendere le sigarette, uno dei partigiani lo segue e lui si volta, lo minaccia col mitra e gli dice dimmi che non siete venuti qua ad uccidermi, e lui il partigiano non sa quasi neanche cosa rispondere, esce il Tito Tobesa, il Pankow capisce cosa sta succedendo, scappa verso, diciamo, la sorgente dell'Embro e viene ferito mortalmente, colpito, diciamo, alle spalle dai suoi ex compagni. Per dire che molti partigiani sono stati uccisi dai partigiani, molti più dei tedeschi morti. Questa poesia l'ho dedicata a lui anche perché qui all'Embro non c'è uno straccio di targa che lo ricordi. L'ho ricordato io. Pankow dei russi. Non ci ho creduto, sai, cieco, neanche per un istante che tu mi avessi tradito. Tovarisch, che coglionata la guerra. Quanti uomini morti, quanti eroi disarmati, traditi due volte. Colpito alle spalle da sicari obbedienti, sento la vita scorrere via tra le pietre del torrente Lembro e le voci degli ex compagni nella notte entrare come grani di sale nelle ferite di un uomo già ucciso dalle parole di una sentenza. Accarezzo il mio sangue che si rapprende sui sassi, mentre penso a uomini come te che avevano una sola parola. Arrivederci, amico, per altre resistenze, in altri luoghi, sotto altri cieli. Qui davanti a noi c'è una pineta, sopra questa pineta c'era un comando partigiano, la cascina di Navezzole, di proprietà dei Bertussi di Cesovo, ma non ce la facciamo a raccontarvi tutta la storia, lo faremo un'altra volta. Per concludere abbiamo scelto lo stralcio di una lettera che Giacomo Ulivi, studente 19enne, torturato, prima amnistiato, poi fucilato, il mattino del 10 novembre del 1944, scrive ai suoi amici. Purtroppo è solo uno stralcio, ma penso che sia significativo. Dobbiamo guardare ed esaminare insieme noi stessi per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali, per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto per giungere dove siamo giunti. Sempre tutte le pillole ci sono state propinate col dolce intorno, tutto è ammantato di retorica. Facciamoci forza, impariamo a sentire l'amaro, non dobbiamo celarlo con un paravento ideale perché nell'ombra si dilata indisturbato. È meglio metterlo alla luce del sole e confessarlo nudo, scoperto, esposto agli sguardi. Vedrete che sarà meno prepotente. L'egoismo, dicevamo, l'interesse ha tanta parte in quello che facciamo. Tante volte si confonde con l'ideale, ma diventa dannoso, condannabile, maledetto proprio quando è cieco, inintelligente, soprattutto quando è celato. E se ragioniamo, il nostro interesse e quello della cosa pubblica, insomma, finiscono per coincidere. Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante. Perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassioniamo a questo, se noi non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi,
Quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto questo è successo perché non ne avete più voluto sapere. Abbiamo terminato questo nostro percorso sulla resistenza, questa nostra testimonianza sulla resistenza in Valtrompia, e Gio Dall'Era, grazie per il contributo di approfondimento storico, di approfondimento di ricerca, grazie anche perché molte delle sue poesie tratte dal libro della resistenza ci hanno aiutato a capire meglio alcune circostanze. Per i nostri telespettatori, siamo partiti dal Parco del Mella, o Parco della Resistenza, come sarebbe stato meglio che fosse chiamato, ma in sostanza lo è, sentiero della resistenza. Non cambia, cioè il nome non cambia la sostanza. Non cambia la sostanza, perché una documentazione di quello che è la resistenza c'è, l'abbiamo vista all'inizio. Allora, il nostro percorso è consistito alla Beretta. Alla Beretta, per visionare da dove venivano buttate parti delle armi, in quel caso lì i calci dei fucili. Poi ci siamo spostati in Dazze. Dazze, dove le armi venivano montate, dove i pezzi rubati venivano montati. A Marcheno. Vicino al cimitero di Marcheno, dove c'è il monumento purtroppo frantumato, non si leggono neanche i nomi. Di sei partigiani morti durante la battaglia del Sonclino. Oltretutto in via Partigiani. In via Partigiani, che è una bella vergogna. Ci siamo spostati alla località d'Osso, tra Lenno e Cesovo. Lì, per parlare dell'omicidio, del giallo della morte del Bertussi, del Pankow e del Michele. Poi a proposito siamo andati a Lembro a vedere dove è stato ucciso dagli suoi stessi ex camerati, per modo di dire partigiani, diciamo. Certo. Dove non c'è traccia, non c'è una targa, non c'è un riconoscimento, noi l'abbiamo voluto ricordare. Come non c'è in molti altri posti della Valtrompia, sì, e altrove, dove in alcuni posti c'è ed è abbandonato. La nostra testimonianza è sorreggere questa idea che la resistenza non debba mai finire. Noi stiamo sorreggendo una pianta simbolicamente. Sì, simbolicamente stiamo sorreggendo quello che rimane della resistenza, non è molto alta, ma si spera che cresca. Il tuo libro l'hai scritto qualche anno fa insieme a... 15 anni fa l'ho tirato assieme, ci sono dei bellissimi disegni di Leo Campanelli, non cercatelo perché non è in vendita da nessuna parte. E non cerchiamo neanche Leo Campanelli per il semplice fatto che purtroppo ci ha lasciato, come recentemente ci ha lasciato un personaggio che ci ha dato, che è Popi Sabatti. E quindi con questo e con queste immagini, un grazie a Gio Dall'Era per la sua preziosa testimonianza, grazie alla musica dei Malghesetti, buon 25 aprile e buona resistenza, e che la resistenza continui come si è sempre detto e come nella sostanza dovrebbe continuare ad essere. Perché, come ricordava Giacomo Ulivi, sappiate che tutto questo è successo perché non ne avete voluto sapere. Sento un Dio.
di morir. E se io muoio, oh bella ciao, partigiano, oh bella ciao, bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellir, seppellirai, oh bella ciao, sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, 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 mi seppellirai là sui montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti, oh bella ciao, che passeranno, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno, oi che bel fior. E questo è il fiore, oh bella ciao, del partigiano, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Thank you.